amici, sono il Bocca, faccio da mangiare per chi ne piace il buono, sano, il genuino e il semplice. Io non sono tanto da fronzoli, diciamocelo subito. Stasera vi voglio proporre a chi mi guarda il metodo per fare la bottarga naturale, cioè fatta a casa, via, diciamo. È molto semplice, basta averci l'uova. Guardiamo subito infatti gli ingredienti per questa bottarga, per fare la bottarga casalinga. Gli ingredienti sono molto semplici, sono solo due cose. Le uova di pesce, che possono essere la vera bottarga, dici che venga fatta col muggine, poi io non voglio... Io me ne intendo tanto, io però so che quando mi trovo delle uova così belle come queste qui, queste sono identiche, sono uova identiche che ho comprato al mercato, perché non regala più nulla a nessuno, ricordatevelo, che io appena ho girato l'occhio, ho visto questi video, ho detto vieni, questo ci faccio la bottarga, faccio vedere come si fa la bottarga ai miei amici. Minimo dovranno essere circa 2,5 etti di uova, perché se potete stare matti per un pochino d'uova, sì, quello è meglio farle fresche così al volo. Comunque se trovate un bel pacchetto d'uova come questo qui, 2,5, 3 etti di uova, ve lo prendete e lo usate per farci, come faccio ora io, la bottarga. Ci vuole il sale grosso, mi raccomando, e un contenitore per agguantare tutto. Ah, mi scordavo, le uova devono essere belle integre, non ci devono essere delle spacchi, perché sennò prendono troppo di sale. Comunque andiamo a mettere, facciamo una base di sale grosso qua dentro il nostro contenitore. Prendete le vostre uova, le mettete, che venga poi ricoperto con dell'altro sale grosso. Deve essere coperto tutto, mi raccomando. Vedete? Ecco, fatto questo lavoro qui, mi raccomando, a tappare tutto. Lo lasciate così fino al giorno dopo. Il giorno dopo dovremo cambiare tutto il sale. Sicché mi raccomando, fate una bella scorta di sale grosso a casa, perché vi ce ne vorrà un totte. Il giorno dopo leveremo le uova dal sale grosso, le puliremo leggermente a levare tutti i chiccoli grossi e lo rimetteremo nel nostro contenitore così, ricoperto con del nuovo sale. Questo procedimento dovrà essere fatto per 7 giorni, tutti i giorni, mi raccomando, bene o male alla solita ora o quando vi pare a voi, e verrà fuori come vi faccio vedere ora. Questo procedimento dura una settimana, capisco che è un po' uno sbattimento, però secondo me, prima di tutto, è roba che fate per conto vostro, sicché avete una soddisfazione in più che comprarla la bottarga. E poi, secondo me, risparmiate, perché la bottarga di Vella Buona ci voleva inimi a discorsi. Eccoci qua, dopo una settimana abbiamo lavorato la nostra bottarga, come vi ho spiegato l'altra volta. Dovete cambiare bene il sale tutti i giorni, lo dovete tenere all'aperto, in un posto dove ci sia un po' di fresco, in cantina sarebbe meglio. Lo potete tenere anche tappato, forse è meglio, lo tenete tappato in un posto fresco una settimana, tutti i giorni li cambiate il sale e dopo una settimana la nostra bottarga è pronta. Guardate che bellezza, abbiamo eliminato tutto l'acqua in più della bottarga, è dimezzata come potete vedere, si può notare benissimo, se vi ricordate l'altra volta era un bombolotto, sì, ora è diventato proprio piccolino piccolino, e voi ora dovete eliminare bene, come potete vedere, tutto il sale. Mi raccomando, non lo fate con un coso bagnato, perché se no avete rovinato tutto il lavoro. Dovete solo avere un po' di pazienza per levare il sale. Sentite, deve essere duro, duro, perché questo potrà essere grattato, tagliato a fettine fini fini, col pelapatate ci viene fuori delle scagliettine. Comunque, si è detto, pulite bene. Poi, di solito ci rimane un pochino di questo, allora noi andiamo a legare, ci facciamo un nodino sulla parte, sulla pelle in più, va bene? E ecco fatto, signori, così lo dovrete tenere appeso per circa 3-4 giorni in un luogo fresco sotto scala, dove ci passa anche un po' di corrente, sarebbe meglio, e la nostra bottarga sarà poi pronta per farci quello che vi interessa più a voi, come vi farò vedere io poi in un prossimo futuro ai posteri della tua sentenza. C'è il mare dentro, signori, non vedo l'ora. E ecco come si fa la bottarga, spero di esservi stato d'aiuto.
ci vediamo alla prossima. Saluto tutti quanti i miei fans che mi seguono, le voglio ringraziare ancora una volta. Ricordo a tutti quanti che avrete il sito del boccatv.com, e con questo mando un bacione a tutti quanti e in particolare a Susanna, la mamma di Ale, mio grande amico. Ciao, arrivederci.